fatto i tagli sono stati molto pesanti, più di 10 milioni di euro proprio alla macchina. L'efficientamento però della macchina stessa ha consentito di conservare i servizi e noi adesso parliamo di rilancio della città di Reggio ulteriormente. Siamo tra i primissimi posti in qualità dei servizi, vogliamo rilanciare sulla competitività e l'occupazione. Per fare questo bisogna investire su grandi infrastrutture tangibili, come la stazione Medio Padana che verrà completata nel 2012. Bisogna investire su infrastrutture che diano futuro ad alcune politiche, come per esempio la costruzione del TMB, del trattamento meccanico biologico, la chiusura dell'inceneritore. Bisogna investire su grandi infrastrutture come la riqualificazione delle aree, per esempio la riqualificazione del Mirabello che partirà insieme alla riqualificazione delle Reggiane. Quindi alcuni asset concreti, altri asset che sono rappresentati dai centri di ricerca. Il centro di ricerca del Malaguzzi, che completeremo quest'anno, il centro di ricerca sulle rinnovabili e sul biometano, una novità che vogliamo rilanciare per dare competitività al nostro sistema. Il centro di ricerca che abbiamo già stabilito e che potenzieremo sulla ricerca sanitaria, quindi con l'IRCCS. Allora, attraverso il Tecnopolo, che è l'ultimo di questi centri di ricerca, che sapete farà ricerche su vari campi, in particolare sulla meccatronica, creiamo le condizioni per la competitività e l'occupazione del nostro territorio. Quindi è un bilancio pieno di progetti. La gran parte di questi progetti sono fatti con il concorso dei privati, su progetti di imprese, di aziende, su percorsi di lavoro comune. E in tutto questo, per dare più competitività anche alle nostre imprese, un grande progetto per l'area nord, per l'area industriale di Mancasale, non solo per la stazione, quindi, ma per tutta l'area industriale, con i viali di accesso via Gramsci, via Filangieri, che diventano viali intelligenti, dove vi sono centraline che diffondono appunto anche la rete, non solo la rete elettrica e la luce, ma anche appunto le nuove tecnologie, la banda larga. E portare la banda larga nelle nostre industrie vuol dire aumentare la loro competitività, permettere di essere tra i primi distretti industriali in Italia in cui l'Information and Communication Technology diventa un fattore competitivo.